sale ad 11 il numero dei casi positivi a Pisciotta. Questa mattina fatti altri 5 tamponi. Il sindaco Liguori, nessun allarmismo, cautela. Derubano anziana 82enne, raggirandola con il pretesto della falsa beneficenza. Due pregiudicati del napoletano arrestati dai carabinieri di Vallo. Vallo della Lucania, solenni festeggiamenti per San Pantaleone, lunedì sera da Piazza Vittorio Emanuele, diretta di 7 TV. Intanto il San Luca era pronto ad accogliere il santo patrono, ma non ci sarà la processione. Benvenuti e ben ritrovati. Subito gli aggiornamenti che ci arrivano da Pisciotta per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Ebbene, nella tarda mattinata di oggi è stato ufficializzato l'11° caso positivo. La giornata di ieri si era chiusa con 10 persone affette da coronavirus, tra cui una bambina di 2 anni. Questa mattina i tamponi hanno dato esito positivo per un'altra persona. Ci sono le parole del sindaco di Pisciotta Ettore Liguori, che invita naturalmente a non creare allarmismo ma a rispettare tutte quelle che sono le indicazioni, naturalmente ad utilizzare la mascherina anche nei luoghi aperti. Ma ascoltiamo i dettagli nel nostro primo servizio. C'è anche una bambina di 2 anni. Tra gli 11 casi positivi accertati nel comune di Pisciotta, sarebbe la nipote di uno degli ospiti della cena organizzata a casa del medico. La positività della bimba è venuta fuori dai tamponi eseguiti dopo la scoperta dei primi 4 contagiati, tra cui il medico, la moglie, l'ex militare della Marina e un'anziana di 81 anni. Altri 2 contagi sono stati annunciati mercoledì sera. Ieri mattina il risultato dei tamponi ha dato esito positivo per altre 4 persone, tra cui la bambina, e nella tarda mattinata di oggi l'11° caso. Questa mattina sono stati effettuati altri 5 tamponi, si attende ora l'esito del risultato. Fortunatamente nessuno dei contagiati è in gravi condizioni, 3 sono ricoverati in ospedale a scopo precauzionale, 2 a Scafati e 1 a Napoli, e gli altri sono in isolamento domiciliare, tra questi la bambina. La voce sta suscitando una poca apprensione nella nota località turistica. Alcune strutture avrebbero ricevuto disdette e qualche turista avrebbe preferito anticipare la partenza. La situazione non è delle più tranquille, ma è sotto controllo e molti nel piccolo centro cilentano invitano a non creare eccessivo allarmismo. Di fatto i soggetti positivi al Covid non hanno un quadro clinico preoccupante e soprattutto la possibilità di un'estensione del virus è limitata, considerato che i contagi derivano tutti da un unico ceppo. Il Covid avrebbe cominciato a diffondersi durante una cena a casa di un noto medico salernitano in pensione. Il giorno dopo il professionista ha accusato febbre e altri sintomi riconducibili al coronavirus. Immediatamente è scattato il protocollo. Il medico e altre 6 persone, tra cui i suoi stessi familiari che avevano preso parte alla cena, sono stati sottoposti a tampone. 4 inizialmente casi, poi in seguito alla ricerca dei contatti ed ulteriori tamponi si è arrivati a 11. La comunità di Pisciotta attende ora gli altri tamponi che permetteranno di verificare se i contagi sono terminati e quindi la catena si è interrotta oppure no, e sarà necessario proseguire la ricerca. Intanto il sindaco Ettore Liguori ha disposto l'obbligo di mascherine anche all'aperto. I casi di coronavirus collegati a 3 nuclei familiari hanno spinto il primo cittadino ad adottare un'ordinanza con la quale si stabilisce l'utilizzo obbligatorio e cautelativo delle mascherine anche in tutte le aree all'aperto, oltre che, come già stabilito, negli ambienti chiusi. E che tutti i contagi sono concentrati in una sola zona del territorio comunale, località Stazione Vecchia. Questi dunque gli aggiornamenti che ci arrivano da Pisciotta. Ricordiamo 11 casi positivi, l'11° ufficializzato nella tarda mattinata di oggi. Intanto però resta alta l'attenzione su tutto il territorio cilentano, ecco perché c'è preoccupazione anche per un'altra vicenda. Una ragazza romana risultata positiva, era stata in vacanza anche nel Cilento, prima a Capri, poi ad Acciaroli. Al suo ritorno a casa è risultata appunto affetta da coronavirus. E quanto emerge da una nota inviata all'ASL Napoli 1 dall'ASL di Roma, la giovane risultata
risultata positiva al tampone cui è stata sottoposta in seguito al comparire di lievi sintomi. L'azienda sanitaria napoletana fa sapere che è in corso l'approfondimento. Naturalmente sono state monitorati gli spostamenti della ragazza anche nel Cilento, precisamente ad Acciaroli. L'ASL ha inviato una sintesi dettagliata dell'intervista alla ragazza, che sta permettendo ai sanitari appunto di mettere in isolamento e sottoporre a tampone i suoi contatti. Ecco, lasciamo l'emergenza coronavirus ora alla cronaca, ci spostiamo nell'entroterra cilentano, precisamente a Sacco, perché due pregiudicati napoletani sono stati arrestati nello scorso mese di febbraio. Entrarono appunto nell'abitazione di un'anziana nonnina di Sacco con la scusa di farle fare un'offerta, la derubarono dei suoi averi. Sentiamo. I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, al comando del capitano Annarita D'Ambrosio, hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare personale, due pregiudicati, un ventenne e un cinquantenne napoletani, i quali lo scorso mese di febbraio si erano recati a Sacco, piccolo comune cilentano di poco più di 400 anime, dove avevano preso di mira un'anziana donna sola, derubandola dei suoi averi. Individuata l'abitazione dell'anziana e realizzato che la malcapitata viveva sola, i due malviventi si erano recati presso la sua abitazione e, con il pretesto di venderle un quadro rappresentante un'immagine sacra e di devolverne il ricavato agli orfani, erano riusciti ad entrare nella sua abitazione e, distraendola, avevano fatto razzia del denaro contante da lei custodito in casa, frutto dei suoi risparmi, nonché dei gioielli di famiglia. Un gesto meschino e subdolo che aveva toccato l'anziana nei suoi affetti più cari, privandola dei ricordi di una vita, lasciando nello sgomento la piccola comunità di Sacco, popolata prevalentemente da anziani e suscitando forte allarme sociale. Le immediate indagini degli uomini della stazione di Piaggine, dirette dalla procura di Vallo, non hanno tardato a dare i frutti. A dare il via alle indagini, le immagini captate dai sistemi di videosorveglianza che hanno consentito ai militari dell'arma di risalire all'autovettura utilizzata dai due malviventi, riconosciuti dagli investigatori, poiché già sottoposti a controllo alcune settimane prima in località limitrofe. L'attività è proseguita con ulteriori accertamenti che hanno portato alla identificazione certa dei malviventi, già noti alle forze dell'ordine, dediti alla consumazione di reati predatori con il medesimo modus operandi su tutto il territorio campano, caratterizzato dalla scelta non a caso delle potenziali vittime tra donne sole di età avanzata, raggirate facendo leva sui sentimenti più profondi, quali la fede e la carità per il prossimo, di chi, come gli anziani, a volte con un sorriso o un'attenzione, può sentirsi disposto a concedere la propria fiducia a chi se ne finge degno. Inevitabile che vi sia chi di tutto questo tenti di approfittare, escogitando le strategie più varie per scalfire la naturale diffidenza delle proprie vittime, ma questa volta ad essere inevitabile per i due malfattori è stato il carcere di Napoli. A Vallo della Lucania per conoscere insieme i lavori effettuati ed ultimati all'interno e all'esterno dell'ospedale San Luca. Questa mattina, ecco, ad illustrarceli nel dettaglio all'interno della nostra trasmissione live il responsabile dell'ufficio tecnico Lello Epifania. Vediamo insieme. Allora, in questi mesi i lavori hanno riguardato la parte esterna con il rifacimento complessivo del cappotto con pannelli da 8 cm di spessore, tutti gli infissi esterni, parliamo di oltre 700 metri quadri di infissi e oltre 5.000 metri di cappotto, nonché il rifacimento di tutti i due blocchi, blocco D e blocco C dell'ospedale, con il rifacimento di tutti i bagni. Con materiali di ottima scelta, certificati e rispondenti alle vigenti normative. Che dire, i lavori, la cronologia, siamo in linea tenuto conto del Covid-19 che purtroppo ci ha rallentato i lavori, anche se i DPCM ci hanno permesso comunque di continuare i lavori in maniera un poco più oculata.
il maltempo, la sospensione di oltre 90 giorni del cantiere. Però tutto sommato la ditta, che voglio ringraziare, la SG Costruzioni Generali, ha svolto in maniera egregia il lavoro, ha ascoltato la direzione lavori, nonché tutti gli interventi fatti anche dal RUP, l'ingegnere Miranda, che voglio ringraziare perché in tutti questi mesi mi ha supportato e sopportato anche nell'andamento degli atti amministrativi e tecnici. Anche la dottoressa Sorrentino dell'ASL Salerno è stata molto vicina a questa direzione lavori. Molto lungo il lavoro, soprattutto perché il lavoro fatto dove c'erano operatori, dove c'erano pazienti, il rumore, la polvere, abbiamo dovuto di volta in volta essere autorizzati dai direttori per poter fare i lavori. Abbiamo scelto, dicevo, dei materiali, perché anche per quanto riguarda i massetti, per poter mettere il pavimento in PVC c'era bisogno di tempi di durata. Abbiamo pensato un premiscelato di sabbia e cemento impermeabilizzato, che ci hanno dato la possibilità di poter di non aspettare i 50-60 giorni necessari perché questo asciugasse e cercare di chiudere quanto prima i lavori. Anche l'aiuola, l'impresa ce l'ha modernata e c'è anche provveduto a fare la posa in opera di queste piantine che vedete, giusto per abbellire anche l'esterno. Stiamo ancora lavorando, ultimati ancora no, stiamo ancora lavorando, stiamo mettendo delle barriere di protezione a queste due travi che stanno all'ingresso, allargato l'ingresso perché era un poco scomodo per chi proveniva dal pronto soccorso, c'era un angolo molto stretto che abbiamo provveduto ad allargare. L'ospedale San Luca dunque era pronto anche ad accogliere San Pantaleone, ricordiamo uno dei momenti più belli della processione del Santo Patrono di Vallo dell'intera diocesi, proprio il momento del suo arrivo dinanzi al presidio ospedaliero di Vallo. Beh, quest'anno non ci sarà la processione, ma Vallo comunque renderà omaggio al suo Santo Patrono, diversi momenti religiosi che sarà possibile condividere nella cattedrale in attesa poi il pontificale che sarà celebrato lunedì alle 19 in piazza Vittorio Emanuele dal vescovo Ciro Miniero. Ricordiamo le dirette di 7 TV intanto questa sera fino a domani sera in diretta alla novena, in attesa appunto poi degli appuntamenti in cattedrale di domenica e di lunedì. E noi di questo ed altro abbiamo parlato questa mattina con l'avvocato Gerardo Boccia del comitato festeggiamenti, che ci spiega anche perché non si farà la processione e ci dà tutte le notizie utili per come vivere in sicurezza la giornata di lunedì. Allora, inizialmente le processioni erano state vietate. In occasione della festa del Corpus Domini, la Conferenza Episcopale Italiana fece una richiesta al CTS, al Ministero del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell'Interno, dando anche delle prescrizioni su come si sarebbero potute svolgere le processioni. Il comitato tecnico del Ministero ritenne che ci fossero comunque delle criticità, il momento certamente era difficile ed è ancora oggi difficile, e ritenne di demandare alle autorità locali, comprese le autorità sanitarie, amministrative ed ecclesiastiche, di assumersi, diciamo, in pratica una responsabilità a proposito della, quindi in questo caso vescovo, sindaco e sanità ASL? Sì, più o meno. Diciamo che avrebbe dovuto esserci un concerto di intenti in questo senso. A seguito di questo provvedimento del CTS, il nostro vescovo ha ribadito quelle che erano state le determinazioni assunte già il mese precedente, il mese di maggio, dalla Conferenza Episcopale regionale, secondo le quali le processioni sarebbero state da evitare almeno per quest'anno.
siamo tornati quindi alla unica possibilità, all'unica opzione che ci rimaneva, che era quella della celebrazione in piazza, dove ovviamente non potrà non essere collocata la statua del, del quindi santo. Quindi comunque la santo patrono, la statua lascerà la cattedrale e sì, sarà portata, ecco, in piazza Vittorio Emanuele, in forma privata. Ci può spiegare? Allora, no, questo non parola, è che sono, non è che termine. Sono termini di cui che abbiamo inventato noi, e sono, è contenuto nelle raccomandazioni del, del nostro vescovo, il quale dice che nel caso si volesse celebrare l'Eucaristia nella pubblica piazza o comunque in uno spazio pubblico e vi si voglia collocare la sacra effigie vi sia portata in forma strettamente privata e senza alcun concorso di fedeli. Ovviamente il concorso di fedeli avrebbe poi creato una processione, e quindi processione. Se ci fosse stato anche il parroco, voglio dire, sarebbe stata una vera e propria processione. Questo è espressamente vietato, come è espressamente indicato la, la modalità con cui la traslazione del santo deve essere portata, deve essere effettuata. È chiaro che in qualche modo dovremo trasferire la statua di San Pantaleone dalla cattedrale in piazza, non possiamo mettere un sacco, in, non possiamo nasconderlo. Questo no, ecco. Inizialmente poteva, stesso il vescovo aveva suggerito di trasferirlo in un, con un mezzo, così come disse testualmente, così come avete fatto in occasione della visita a Castellabate. Abbiamo un poco sollecitato Sua Eccellenza perché modificasse questo, questa, questa sua opinione. Breve, insomma, sì, il tragitto è messo un 300 metri, attraversare un marciapiede, quindi praticamente sarà portato a spalla dai componenti del, del comitato. Beh, lasciamo i solenni festeggiamenti per San Pantaleone, mentre vi ricordo ancora le dirette di 7 TV. Ora, ecco, voltiamo pagina sulle orme di Paolo De Matteis. Ieri sera presso Villa Marchesa è inaugurata la 3 giorni interamente dedicata al più grande pittore del Cilento. In esposizione opere provenienti anche da collezioni private che ci rimandano appunto al grande lavoro del pittore nato a Piano Vetrale nel 1662. In occasione della inaugurazione della 3 giorni era presente anche il senatore Castiello, presidente della Fondazione Grande Lucania. Lo ascolteremo tra qualche istante, intanto altre notizie. Allora, la mostra si racchiude in, un, in questa scuola di Luca Giordano e Paolo De Matteis e i suoi allievi. Partiamo da questa opera, la, il Trionfo della Carità, dove racchiude il ciclo della vita con l'albero del melograno e questa donna che allatta questi bambini così soddisfatti della vita. Poi arriviamo su Paolo De Matteis, che è il matrimonio mistico di Santa Caterina d'Alessandria, poi si conclude con gli allievi di Paolo De Matteis, Antonio e Giovanni Sarnelli, due fratelli pittori della scuola di Paolo De Matteis, che avevano un'unica tecnica di pittura, di cui si confondono le opere tra Giovanni e Antonio Sarnelli, di cui vediamo questa Madonna orante e un'altra Madonnina che sta dall'altra parte, una Madonna che piange, di Antonio Sarnelli, che raffigura, solitamente le Madonne che vengono raffigurate vengono sempre poste in un attimo di adorazione oppure in un attimo di pensiero. Invece questa Madonnina, ecco, così triste, che raffigura il momento della passione del Cristo. E io ho visitato ultimamente circa, hai detto 50, erano 53, e mi hanno dato una vera e propria immagine di questo grande artista di Piano Vetrale.
e del Cilento, naturalmente. E là ho trovato la viva voce antica, seria, onesta di questo nostro fanciullo che si è spostato da Piano Vetrale a Napoli senza conoscere niente. È andato da Luca Giordano e allora le chiese venivano costruite perché la Chiesa, il Papa voleva determinarsi i suoi confini, i confini del mondo, soprattutto di Roma e dalla Roma e da Roma in su. E quindi queste chiese dovevano essere affrescate comunque, perché dovevano portare in paradiso l'anima di noi stessi, dei nostri avi. E quindi cercavano pittori in tutto e per tutto, ma naturalmente chi si distingueva erano Luca Giordano, il Solimene e Paolo De Matteis, venuto da Piano Vetrale, nudo e crudo. E beh, presente all'inaugurazione di ieri sera, come dicevamo, il senatore Franco Casiello, presidente della Fondazione Grande Lucania, da tempo impegnato proprio in una opera di valorizzazione delle opere di Paolo De Matteis, e poi non poteva mancare il sindaco di Oria, Mauro Inverso. Sentiamoli. Noi stiamo facendo in modo che questo artista per lungo tempo abbandonato, questo artista cilentano, io dico, è nativo di Piano d'Orria, Piano Vetrale, allora si osava firmarsi Paolo De Matteis, detto Paolucio della Madonnina, da Piano d'Orria. È nativo, però è l'artista del 600 napoletano, di una scuola di Luca Giordano, rinomata in tutta Europa, in tutto il mondo, e quindi vogliamo fare in modo che questa figura diventi la figura emblematica, la figura importante di un territorio che si chiama Cilento, perché non possiamo limitare questa cosa soltanto ad un piccolo comune come quello amministrato da me, parte da lì, ma dobbiamo estendere il tutto al nostro territorio che si chiama Cilento. L'importante di questa mostra si riassume nel termine cultura, cultura intesa come la voleva Mario Soldati, cultura nella quale rientra tutto, tutto ciò che è creazione dello spirito, si va dalla storia, alla letteratura, alle arti figurative, all'enogastronomia, ecco, cultura, che è uno dei massimi valori, la nostra Costituzione lo erige a valore universale e a valore sommo. Ecco, allora io vorrei dire questo, questa sera noi stiamo qui a festeggiare alcuni giovani e l'iniziativa di alcuni giovani del Cilento che hanno preso questo ardire di creare questo locale di ristorazione. Si dirà, ma ce ne sono tanti, tanti, tanti oramai nel Cilento, questo non è un qualche cosa, direi, di superfluo? Eh no, perché questo ha delle caratteristiche particolari. Innanzitutto siamo in una delle zone più amene, più belle, più suggestive del Cilento, dove si incontra la collina con il mare. Sembra quasi che non ci siano distanze. La collina quasi si annega nel mare e il mare entra nell'entroterra quasi a lambire la collina. E beh, ora spazio ai padroni di casa, Villa Marchesa con i suoi giovani gestori. Ecco, abbiamo avuto modo di assaggiare l'ottima pizza ammaccata preparata da Cristian Santomauro. Ascoltiamolo. Allora, qui l'ammaccata, adesso stiamo scegliendo il sale, l'ammaccata è l'antica pizza cilentana che si faceva un tempo nel Cilento. Ogni settimana le signore, le mamme di famiglia, le nonne impastavano nella madia il pane. Prima di fare il pane si faceva questo prodotto che è l'ammaccata. Perché l'ammaccata? Perché si prendeva questo panetto e si ammaccava direttamente sulla pala di legno. Quello che abbiamo voluto riprodurre
è proprio quel procedimento che è stato presentato anche alla regione ed è stato approvato come PAT, cioè prodotto agroalimentare tradizionale della regione Campania. Ciò vuol dire che ha un processo di lavorazione particolare e rappresentativo di un territorio, in questo caso del Cilento. È un misto di grani, grano duro e grano tenero. Noi qui utilizziamo, vedete, un saracolla, guardate la granulometria, guardate. Allora, adesso vi faccio vedere perché si chiama l'ammaccata, perché è un impasto così delicato, con un glutine molto delicato, che noi basta che andiamo ad ammaccare proprio il panetto, ecco qui, lo giriamo, vedete? Già si è formata l'ammaccata, eccola qua, vedete? Non c'è bisogno di fare questa forza come si fa generalmente sul banco, perché è un impasto molto delicato, molto povero di glutine, ricco di fibre. Poi lo prendiamo così e lo andiamo a mettere direttamente sulla pala di legno, quella che in dialetto si chiama l'ambornatura. Questa è una riproduzione della pala di mia nonna. Mia nonna aveva una pala, però era di castagno, e per non rovinarla l'ho fatta questa qui nuova di faggio. Poi il pomodoro, questo è un misto di pomodoro, c'è anche il quarantino all'interno, è un pomodoro cotto che viene soffritto in padella e poi si cicondisce. Questa, diciamo, è la base della cilentana. In realtà le cilentane sono tre, questa qui, poi prendiamo l'origano, ecco qua, andiamo a mettere l'origano. A riguardo di montagna è importante l'origano, da dove viene, perché dà un'aromaticità particolare. Un po' di olio extravergine di oliva, cilentano sempre, e poi la inforniamo. Il forno è un forno particolare che abbiamo fatto apposta per la maccata, perché ha una temperatura diversa dalla temperatura del forno della pizza napoletana, poiché ha bisogno di una temperatura più bassa per far sì che l'impasto cuocia bene all'interno. E un ampio servizio sulla pizza ammaccata di Cristian Santomauro, e poi l'evento dedicato a Paolo De Matteis. Due ampi servizi, potrete seguirli sulla nostra pagina di Facebook, il nostro canale 7 TV YouTube, e poi al termine di questa edizione del nostro telegiornale con tutte le immagini e le interviste realizzate ieri sera. Intanto ora una doverosa precisazione arriva dal sindaco di Canalonga, Carmine Laurito, che tiene a ribadire: la fiera della Frecagnola non è stata annullata, al momento ogni decisione è prematura, non abbiamo ancora deciso che cosa si farà nel mese di settembre in riferimento alla Frecagnola. La precisazione del sindaco doverosa dopo alcune notizie diffuse nelle ultime ore che vedevano appunto l'evento 2020 annullato. Ancora non c'è nessuna notizia certa sulla prossima edizione della Fiera della Frecagnola. Ogni decisione al momento sarebbe prematura. Le precisazioni arrivano dal sindaco di Canalonga, Carmine Laurito, che smentisce categoricamente alcune notizie diffuse nelle ultime ore che vedrebbero annullata per il 2020 la Fiera di Canalonga. Al momento, infatti, non è possibile prendere alcuna decisione. Si aspettano le indicazioni che arriveranno dal governo nazionale. A fine luglio scade il decreto del Premier Conte, poi saranno prese nuove decisioni, sempre legate all'emergenza coronavirus. Ci atteniamo a quelle che saranno le decisioni a livello nazionale, ribadisce il sindaco Laurito. Certo, le condizioni attuali non ci consentono di organizzare nulla, ma ogni decisione sarà presa al momento opportuno. Dobbiamo aspettare. Per cui inutile diffondere notizie prive di fondamento. La Frecagnola è uno degli eventi più attesi dell'estate cilentana. È chiaro che sulla fiera c'è molta attenzione.
Da Canalonga a Gioia Cilento, perché domenica 26 luglio alle 20 in Piazza Andrea Maio sarà inaugurato l'InfoPoint. L'attività sarà quella di promozione turistica dell'entroterra cilentano. Domenica 26 luglio alle ore 20 in Piazza Andrea Maio a Gioia Cilento sarà inaugurato l'InfoPoint di promozione turistica locale. Il progetto vede la collaborazione tra il Comune di Gioia e l'Associazione Cilentomania. L'InfoPoint di Gioia sarà così collegati a quelli sulla costa. Il progetto vede la forte collaborazione tra diversi comuni che puntano a creare un distretto turistico. Gioia si fa promotore di questa azione insieme ad Ascea, Omignano, Salento, Perito, Moio, Campo Rastio, Orria, Cicerale, Piaggina e Pollica, così come ci ricorda il sindaco Maria Teresa Scarpa. Abbiamo fatto un accordo con Cilentomania, che ha diversi infopoint presenti sulla costa, giusto per ricordare quello di Agropoli, sia alla stazione che sul lungomare, Santa Maria di Castellabate, importantissimo presidio a Pessum di fronte ai templi. Quindi che cosa faremo? Per la prima volta collegheremo in modo sinergico l'interno e la costa, avendo sia la possibilità chi sceglie la collina del Cilento per le proprie vacanze di conoscere gli appuntamenti che ci sono in giro per il territorio, ma cosa importante, noi Gioi, comune capofila del POC della fera, dell'antica fera della Croce di Stio, abbiamo la possibilità di promuovere il percorso che abbiamo realizzato, gli itinerari che sono stati realizzati dall'associazione Off Limits, che mettono in contatto alcuni dei comuni che hanno partecipato al POC, quindi Gioi, Perito, Stio, in modo tale che cominciamo a raccontare quello che effettivamente c'è, diamo un servizio, perché se vogliamo fare turismo, turismo green, turismo culturale, dobbiamo informare e dobbiamo avere qualcuno che risponde al telefono e dice dove andare, quando poterci andare. Chi, come sarà gestito? Diamo merito, insomma, anche mi sembra di capire che sarà affidato a dei giovani, anche attraverso una bella associazione. Sì, allora Cilentomania ha la professionalità, perché si occupa di turismo da diversi anni, è anche un operatore turistico del territorio. Abbiamo recuperato l'esperienza che ragazzi di Gioi, quattro ragazzi di Gioi, hanno fatto durante il servizio civile, proprio per il settore turismo e sviluppo, quindi questi quattro ragazzi terranno aperti l'InfoPoint tutte le mattine dalle 9.30 alle 13, in più di pomeriggio e negli appuntamenti per poter fare le visite. Quindi non solo faranno l'InfoPoint, ma faranno anche da guida. C'è una continuità che è importante dare, e devo dire questi ragazzi, oltre ad essere belli, perché voglio vantarmi delle bellezze locali, si parla molto spesso della bellezza delle donne, noi abbiamo dei bellissimi giovani che hanno energia e voglia e passione, quindi è un invito a sfruttare la possibilità di conoscere l'entroterra. Ricordo che il nostro POC è fatto insieme al comune di Moio, di Stio, di Orria, Perito e Valle dell'Angelo, quindi abbiamo la possibilità di veramente raccontare un territorio che è il Cilento che non ti aspetti. Intanto passaggio di consegne ieri sera al Rotary Club Vallo Cilento. Ciro Solimeno è il nuovo presidente. Inedita ma suggestiva location a Casalvelino per la tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne del Rotary Club Vallo della Lucania Cilento. Il past president Michele Gambardella ha lasciato la guida dello storico sodalizio cilentano a Ciro Solimeno, direttore generale della Banca del Cilento. Uno splendido panorama fatto da scenario alla cerimonia del passaggio del collare di uno dei più prestigiosi e antichi Rotary Club della provincia di Salerno. Per rispettare le normative anti-Covid in vigore, l'incontro si è svolto infatti presso la residenza del presidente incoming, alla presenza di una ristretta rappresentanza rotariana, ed è stato trasmesso in diretta streaming. Il motto scelto da Rotary per l'anno 2020-2021 è «Il Rotary crea opportunità» ed è rappresentato da tre porte che simboleggiano il Rotary, Rotaract e l'Interact, cioè le opportunità che la famiglia rotariana può creare per la comunità in cui opera. Abbiamo posto in essere una serie di iniziative molto improntate sull'immagine del Rotary sul territorio,
facendo delle attività legate al service, perché noi sostanzialmente facciamo attività sul territorio senza sovrapporci agli enti deputati a ciò, ma da stimolo e d'aiuto. È cambiata sostanzialmente anche un po' la nostra vita, le nostre abitudini con il Covid-19. Però noi non ci siamo arresi, da buoni rotariani ci siamo dati da fare e abbiamo posto in essere una serie di attività coinvolgendo sostanzialmente tutti i soci e tutti i paesi dove i soci effettivamente hanno la residenza e vivono. Abbiamo istituito, quindi ne approfitto perché durerà anche per il prossimo anno, abbiamo istituito un numero verde di ascolto professionale con la collaborazione di professionisti esperti, quindi dedicato agli anziani. Che emozione è questo incarico che sicuramente è denso di significati? È un'emozione grandissima perché sono molti anni che ormai milito nel Rotary e in verità diciamo la carica mi era stata già offerta qualche anno fa, ma a causa impegni di lavoro ho dovuto rimandare. Questa volta non me la sono sentita in realtà, pure perché è un anno particolare, è un anno dove forse c'è bisogno veramente di mettere in campo qualcosa in più, qualcosa di concretamente sociale, con l'aiuto anche di altre istituzioni. Il Rotary da questo punto di vista è il tema di quest'anno, crea opportunità, non è solo diciamo un agente sociale a carattere mondiale, ma crea delle vere e proprie opportunità e quindi io mi sento particolarmente pronto e anche ispirato da questo, da quelli che sono i temi di quest'anno. Beh, dura spazio all'EMPA perché l'attività delle volontarie di Vallo della Lucania davvero non si ferma, a tanti i cuccioli che in questo periodo, soprattutto in questo periodo, ecco, richiamano appunto l'attenzione delle volontarie dell'EMPA. Ma quella che vi vogliamo raccontare oggi è la storia che arriva da Salento, perché ecco, c'è questa bella iniziativa del primo cittadino Gabriele De Marco. Un grandissimo grazie al sindaco di Salento, dice Noemi Lenza, che è appunto la responsabile dell'EMPA di Vallo, perché il primo cittadino ha mostrato rara sensibilità, ha adottato il cagnolino che è stato appunto recuperato dalle volontarie dell'EMPA per strada 4 giorni fa proprio nei pressi di Salento. Il cagnolino, ecco, è stato curato e il sindaco non si è sottratto a quello che è un po' anche il suo dovere, ovvero ha deciso di adottare. Una storia, ecco, per richiamare all'attenzione anche gli altri sindaci, perché mi auguro, dice Noemi Lenza, che il suo comportamento, quindi il comportamento del sindaco di Salento, sia d'esempio per gli altri amministratori locali affinché il fenomeno del randagismo e maltrattamento sugli animali sia sempre meno frequente. D'altronde i primi cittadini anche hanno un po' il dovere istituzionale di prendersi cura dei cani randaggi che vengono ritrovati sul territorio comunale. Beh, questa è una delle tante storie che arriva appunto dall'attività delle volontarie dell'EMPA che lavorano davvero notte e giorno per dare risposte concrete a quello che è il fenomeno del maltrattamento e del randagismo degli amici a quattro zampe. Ed ora diamo spazio alla Gelbi, sono con le ultimissime novità che ci arrivano dal mercato, perché davvero non conosce sosta l'attività per quanto riguarda la campagna acquisti del presidente Maurizio Puglisi, del direttore sportivo Niccolò Pascuccio. L'ultimo colpo di mercato ufficializzato questa mattina vede tesserato Alessandro Cangemi, centrocampista centrale, un altro innesto di tutto rispetto per la formazione della nuova rosa della Gelbison che si appresta a ricordare ad iniziare la 10ª stagione consecutiva in Serie D. Qualche informazione su Cangemi, nato a Palermo nel 1996, proviene dal Castrovilla, rivanta davvero tantissime esperienze non solo in formazioni giovanili ma anche di Serie D. Il direttivo Gelbison sta lavorando dunque in maniera attenta e puntuale per portare alla Gelbison il meglio del mercato. Conosco la validità del progetto, le prime parole di Cangemi, è una società da tempo protagonista e consolidata nel calcio dilettante
dilettantistico, per me è un piacere farne parte, c'è tanta voglia di tramutare questo entusiasmo in risultati positivi. Non è l'unica novità, perché ecco, la Gelbison ha ufficializzato anche un altro importante innesto, si tratta di Domenico Coiro, un altro importante dunque risultato sul fronte mercato per il presidente Puglisi e per il direttore sportivo Nicolò Pascuccio. Classe 2001, ha disputato l'ultima stagione con la maglia del Faiano, è cresciuto nell'Avellino ed è un 19enne originario di Petina. Ebbene, non ci ho pensato due volte, dice il giovane calciatore, ho accettato la proposta del direttore sportivo Nicolò Pascuccio, conosco bene la Gelbison e avrò il piacere di giocare in un ambiente calcisticamente rinomato. E noi su queste dichiarazioni ci fermiamo, vi ricordo c'è la pubblicità, poi il nostro speciale dedicato all'evento di Paolo De Matteis, 3 giorni presso Villa Marchesa di Velina, e poi i nostri aggiornamenti. A fra pochissimo.